Dopo la chiusura del reparto di geriatria, una decisione unilaterale presa motivandola con il fatto che non ci sono risorse al pronto soccorso di Chieti, un ennesimo colpo alla sanità chietina, oggi il suo intervento, un intervento accalorato che chiede comunque e mette in luce tante difficoltà della nostra sanità. Beh, certamente la chiusura, anche se come dice il direttore generale dovesse essere momentanea per tutto il mese di luglio, è una decisione a parte unilaterale ma veramente scellerata sia da un punto di vista metodologico che da parte del merito. Per quanto riguarda il merito, il fatto che medici clinici debbano andare ad operare in pronto soccorso senza avere le competenze della medicina di urgenza e di emergenza, con tutte le problematiche connesse sia per diciamo gli utenti ma anche per lo stress psicofisico a cui questi medici andrebbero incontro. Come metodo è il solito metodo del dottor Schell: lui non sente nessuno, non ascolta nessuno, ti informa delle sue decisioni ad horas, questo sia per quanto riguarda il problema ospedaliero, così come ci ha insegnato nei due anni di pandemia nei confronti delle istituzioni e del comune, che non riusciva a venire incontro alle esigenze che di momento in momento richiedeva. Che cosa devo dire? Purtroppo dovremo sorbircelo fino a quando qualcuno non capirà che è un direttore generale inadeguato. Sindaco, c'è anche difficoltà da parte dell'università, perché molte delle figure ospedaliere sono come dire, pagate dal MIUR, diciamolo pure, ma ci sarebbe anche, come è venuto oggi dal suo intervento, forse un piano per togliere a Chieti il ruolo, all'ospedale di Chieti, il ruolo che ha avuto fino a qualche tempo fa? Allora, io spero che questo piano non ci sia, perché se ci fosse, a qualunque livello fosse o fosse scaturito, sarebbe di una gravità inaudita. Io dico solo questo e sono anche portavoce del movimento dei primari universitari del Policlinico: se Chieti perde la battaglia del DEA di secondo livello o se non diventa azienda ospedaliera universitaria, il MIUR potrebbe togliere la facoltà di medicina all'ospedale di Chieti. Ciò significherà l'allontanamento di 5.000 persone tra studenti, professori, borsisti, dottorandi, assegnisti e quant'altro. Immagini il danno sia per l'immagine di Chieti e anche per l'indotto, 5.000 persone che lasceranno la nostra città da un momento all'altro. È una cosa alla quale non voglio neanche pensare.